Ben trovato Leo, allora sei un senatore ormai. Cosa si sente questa nuova finestra di novembre? Ma guarda, sì, hai detto bene perché ci sono parecchi giovani, però devo dire la prima cosa che mi ha colpito è stata la maturità e l'esigenza di questi ragazzi. Credo che stiano lavorando veramente bene i rispettivi club, quindi soprattutto ovviamente Treviso e Zebre, e quindi ovviamente c'è un bel clima di fiducia, di positività, ma anche di esigenza personale, di gruppo, e questo è fondamentale soprattutto quando ti avvicini a delle finestre internazionali così importanti come questa, quando indossi la maglia azzurra, che sia per allenamento o partita, il livello deve essere sempre sempre alto. E devo dire che insomma in questo primo raduno sono stato piacevolmente sorpreso, e adesso insomma dobbiamo prepararci bene per queste sfide. Secondo anno per te in Francia, quindi un'esperienza importante da trasferire ai tuoi compagni. Sì, è il secondo anno in Francia e sono felice perché abbiamo iniziato molto bene la stagione. La stagione scorsa abbiamo avuto qualche problema, adesso invece c'è un gran bel gruppo e stiamo lavorando bene, quindi anch'io sono contento di stare bene e voglio solo portare insomma il mio lavoro e tutto quello che posso dare anche alla maglia nazionale, ai ragazzi, se posso aiutarli. E ovviamente prima di tutto devo dare il mio, devo essere un esempio per il mio ruolo, e poi ovviamente devo avere una responsabilità in più, io e magari gli altri giocatori con più esperienza, ma questo è solo un piacere, però prima devo ovviamente concentrarmi e fare bene il mio ruolo. Parlando in francese, per te comunque non è mai un déjà vu ogni volta che torni in nazionale? È sempre una grande emozione, questo sì, è sempre sempre una grande emozione. Negli ultimi anni ho saltato qualche partita anche per infortunio, e quindi sai, anche quando sei fuori ti rendi conto di quanto ti manchi questa maglia, questo ambiente, le partite internazionali, e quindi poi magari più si va avanti con l'età più ti rendi conto che questi momenti magari stanno piano piano diminuendo e hai meno chance rispetto magari a una volta, e quindi cerchi di viverteli ancora di più al 100%, però è sempre una grande emozione, questo è sicuro. Ci mettiamo in modo rugby di eccellenza, perché le franchigie ovviamente la seguite, però domenica prossima c'è una partita molto importante che ti tocca molto da vicino. Parlo del Pataro Calvisano contro il Petrarca Padova. Che sensazione hai per questa partita? E se tifi qualcuno in particolare? No, non tifo nessuno in particolare, non voglio fare dispetti a nessuno. Ti provoco. Lo so bene, l'hai già fatto più di una volta. No, so che anche a Padova ci sono degli allenatori giovani con cui ho anche giocato. A Calvisano insomma lo conosciamo bene, in realtà, che sta facendo benissimo da anni e sta portando tanti giocatori anche a livello internazionale, quindi un grande in bocca al lupo, speriamo che sia una bella partita, che ci sia grande gioco. L'anno scorso sono riuscito a vedere anche in streaming, in diretta, anche nel senso allo stadio, un paio di partite verso la fine stagione, e quindi speriamo che ci sia gran bel gioco e che la gente si diverta, in campo si divertono, ma anche la gente fuori. Questo weekend che lavoro fate? Questo weekend andiamo a giocare alla Rochelle domenica, sarà una sfida molto impegnativa, non solo fisica ma sotto tutti gli aspetti, e quindi insomma oggi pomeriggio torno a Tolosa e da domani la testa va al campionato francese. A chi salutiamo? Salutiamo tutti i nostri tifosi, i nostri amici, i tuoi anche, e quindi seguiteci, mi raccomando, noi faremo del nostro meglio.